ho partecipato all'audizione all'Art Village, un'accademia di danza di Roma, e sono stata accettata e spero quindi di riuscire a diplomarmi e far diventare la danza una professione. Quindi la danza, diciamo, all'inizio è così come fosse come un gioco quando hai cominciato, ma adesso piano piano sta diventando una cosa importante. E questa, diciamo, questa, come possiamo dirla, convocazione che ti è arrivata, perché appunto si tratta di una situazione a Roma davvero importante, in una delle scuole forse tra le più importanti Sì, e le una più delle grandi accademie d'Italia. Quindi più questo è un rilevanti. risultato importante. Partendo da Termoli sei arrivata in questo momento in questo posto. E quindi è un punto di partenza. Che Sì, dici? assolutamente. E questo punto di partenza che cosa lo devi più che altro? Qual è, diciamo. Sicuramente alla preparazione che ho avuto a Termoli in questi ultimi 3 anni con la mia insegnante di danza e Beh, possiamo anche citarlo se vuoi. Sara Marziali dello Studio del Ballet. Quindi non è. Anche alla forza di volontà, comunque alla costanza e all'impegno che ci ho messo comunque per arrivare a questo punto. Giulia, come fa una ragazza di 16 anni che potrebbe pensare a ben altre cose, a divertimenti e quant'altro, riuscire in questo che, ripeto, come abbiamo detto all'inizio, è soprattutto sì, passione e piacere di farlo, ma anche tanto sacrificio. Che cosa ti ha negato nella gioventù questa, se vogliamo dire questa cosa? Deve essere molto determinata, deve sapere quello che vuole, co come deve fare per ottenerlo e soprattutto pr essere pronta a rinunciare a delle cose per averne delle altre. Cose che magari molte altre ragazze mettono in un posto più alto rispetto alla danza. Quindi le rinunce che tu comunque sembra strano, però ci sono ragazze di questa età, così giovani, che riescono anche a fare queste cose, a rinunciare a certi, diciamo, privilegi giovanili che magari non ti viene, diciamo, voglia ogni tanto di fare uno strappo a qualche regola? Ogni tanto penso che tutti quanti ce l'abbiano quel momento in cui dicono no, basta, oggi lascio stare e faccio altro, però se sei veramente convinta di quello che fai fino in fondo, poi ti ritorna comunque la voglia, magari ci ripensi e dici no, vabbè, dai, al posto di uscire e andarmi a mangiare la pizza, vado in sala e mi alleno. Beh, non è da tutti comunque, perché devo dire che fa strano vedere una ragazza di 16 anni già posata, già con un ragionamento, perché, ripeto, questa disciplina è una disciplina importante che potrà anche portarti ad aprirti porte importanti come quelle che si stanno aprendo davanti a te, dove devi cogliere l'attimo giusto, devi cogliere tutto quello che ti offre la situazione. E quindi sentirlo dire dalla voce di una ragazza così giovane, davvero oggi fa un po' specie, però ripeto, è positiva la cosa, perché magari ce ne fossero tanti di ragazzi che già a questa età ragionano in questo modo. Quindi questo ti fa onore in questo senso. Quindi la mamma la vedo un po' preoccupata, non lo so, ma perché? Anche per voi, che cosa comporta come genitore? Doverla seguire, doverle stare dietro comunque con una Quindi in questo costanza. caso non è più il figlio che segue il No, genitore, esatto, ma. adesso ci faremo questo tour in Roma Quindi. per poter. Perché poi comunque dovrà fare lezioni tutti i giorni. Quello che Giulia non dice è che sarà un impegno veramente importante perché tutti i giorni per 5 ore al giorno Giulia dovrà fare danza la mattina, tutti i giorni per 5 ore al giorno dovrà fare scuola, poi dovrà studiare, poi. Quindi quello per cui si sta è un inizio. Intenso, ma sarà un percorso intenso, che oggi è il primo passo, quindi Giulia, sì. servirà anche qualcuno che le stia dietro continuamente per cercare di fare in modo che lei riesca, perché non Certo, è facile 10 ore al giorno è un sacrificio studiare. anche per il genitore, indubbiamente, Ma questo sì. quello Beh, era nel pacchetto quando mi hanno detto vuole un il figlio, pacchetto promozionale, insomma. c'è in allegato, scritto in No, anche piccolo. perché sappiamo che lei ha un impegno anche, se vogliamo dire, anche artistico, perché lei è una scrittrice, mi Sì, sembra io di. speravo che la nostra fosse una famiglia di medici, invece siamo usciti da Avete scelto un altro artisti. ramo, insomma. No, e questo mi consente più che altro di seguirla
aprirla perché è un altro lavoro, certo, mi avrebbe invece ovviamente. imposto una permanenza in una singola città e questo non è stato. Però applauso a Giulia che comunque durante il Covid io l'ho vista praticamente 3-4 ore al giorno ogni giorno con gli elastici, i tappetini, non Si si è mai allenava. fermata. Beh. E poi grazie a Dio, grazie alla scuola che abbiamo trovato, perché in effetti se non fosse stato per questa scuola oggi, probabilmente con i pochi anni di danza che ha alle spalle Giulia non ci saremmo potuti confrontare con un ambiente veramente molto molto competitivo, fatto di persone che magari studiano da quando hanno 3 anni con grandi scuole, grandi città, grandi opportunità. Noi abbiamo avuto una piccola città, quindi credevo in realtà che non ci sarebbe stato proprio perché è anche fatto di nomi a volte, è anche fatto soltanto di apparenze come realtà. Invece anche nei piccoli centri, se c'è una grandissima professionalità, poi si può arrivare. Si può eccellere. Si può eccellere! Noi abbiamo sconfitto E poi un... mi raccontava a microfoni spenti di un aneddoto abbastanza simpatico e curioso che alla fine l'ha vista, diciamo, gongolare, No, allora perché... io mi sono presentata da perfetta sconosciuta della realtà, Ci perché mi arriviamo da sono... Termoli, va No, così... arriviamo da Termoli non tanto perché Termoli, ma perché essendo un piccolo centro magari non ti offre, ecco, per esempio gli stage, magari perché viene un personaggio particolare oppure perché non ti... Invece no, noi abbiamo avuto anche questo, abbiamo avuto stage con ballerini che sono venuti da fuori, che sono stati ad Amici, insomma, comunque noi abbiamo avuto in un piccolo centro quello che hanno avuto altre città Magari più qualcuno, qualche importanti. mamma ti sentivi E dire: io io mi sono vengo sentita dire da dalla tutte le mamme, allora io vengo dalla Scala di Milano, io ho fatto a Manhattan un corso, io pensavo, io vengo da Termoli E alla fine io sono stata e scelta, io mia figlia è stata sono stata, no, io scelta. no, è stata Sì, scelta vabbè, nel lei. senso che mia figlia è stata E alla scelta. fine senza, sì, senza veramente nessuna aspettativa perché ho Sì. pensato, è la prima volta, vediamo che Vabbè, succede. avete Noi ci fatto. siamo ritrovate con una mail della scuola, delle scuole più importanti d'Italia che le dicevano: guarda, sei stata scelta, Giulia, quindi... qui adesso bisogna pensare in grande, cominciare a pensare in grande. Da quando è che comincerà questa avventura? Hai previsto già qualcosa? La data di inizio delle lezioni è il 7 settembre, però Quindi... penso comunque che andrò a Roma un pochino prima. Penso di sì, perché Anche andrò a organizzare per... tutto, Beh, mi sono a organizzata. noi, sinceramente, da Termolesi ci dispiace perdere questo talento innato che sta nascendo in te, naturalmente, però ci fa piacere allo stesso tempo perché, appunto, partendo da Termoli, partendo dagli insegnamenti che hai avuto qui nella nostra città e dalla maestra Sara, vuol dire che, come sempre, dalla botte piccola c'è sempre il vino buono e Infatti la quindi... maestra Sara ce la porteremo Ah, comunque vabbè, come certo, ricordo ovunque. un po' state E altro noi, esatto. Va benissimo. Quindi, allora, noi così quando sarà, ci farà piacere sapere Com'è se ci andata? saranno dei Certo. successi che partendo da Termoli potremmo dire un giorno, magari Giulia Palermo, che sarà diventata anche una ballerina, diciamo, di quelle di primo piano, è partita, Speriamo. è per, lo speriamo tutti, è partita da Termoli e questo è già un motivo d'orgoglio sia per noi di Termoli, ma soprattutto forse anche per voi, come vedo che ne Sì, avete parlato. sicuramente. Giulia, che altro dirti? Adesso goditi questi ultimi giorni di vacanza perché poi E davvero poi si si farà inizia a davvero lavorare. molto molto più seria la cosa e quindi sarà un impegno davvero probante. E quindi, vabbè, avrai tua mamma che comunque ti sosterrà, tutti quanti i parenti che Però ti... il Il grosso dovrà farlo grosso lei, dovrai io farlo posso tu, fare come fino dici ad un giustamente. certo punto. Grazie per averci dato questa tua testimonianza, in bocca al lupo e buon lavoro Grazie. e buona... come si dice, c'è un detto per voi della danza? In Bocca al lupo. bocca al Bocca al lupo lupo. semplice. Ok, grazie mille. Grazie.